In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenciel. Siamo con Daniele Gigante, dirigente del Maxim, un'annata difficile che non promette nulla di buono in questa giornata. Ma questa è la giornata più semplice per noi, perché oggi qualsiasi punto facciamo in qualsiasi partita per noi è bene, i problemi oggi sono di BRB, non nostri. La partita di ieri, che forse era nelle vostre possibilità. Ieri Auxilium ci ha gridato in faccia che non vogliono fare lo spareggio e quindi siamo probabilmente condannati a una retrocessione. Ieri abbiamo giocato molto male, sabato scorso abbiamo giocato molto bene contro la Perosina e siamo stati a due bocciate da pareggiare l'incontro. Viviamo di altissimi e bassissimi, è normale quando abbiamo tanti ragazzi giovani in squadra e con maturità e con lucidità noi sappiamo che i nostri obiettivi sono quelli di farli crescere e in questi due anni ci siamo riusciti, abbiamo fatto una Final Four di Coppa Italia non indifferente, siamo arrivati quinti e poi stanno crescendo, siamo molto contenti di questo. Questo è il nostro obiettivo, l'altro obiettivo è di riportare la Serie A in Friuli Venezia Giulia, ci siamo riusciti. E questo ha creato anche lo stimolo ad altre società del Friuli Venezia Giulia a cercare di raggiungere la massima categoria. Siamo molto contenti che Fagagna sia stata promossa, siamo molto ulteriormente contenti che Fagagna si salverà e potrà consolidare la sua posizione e così tanto da rappresentare per i prossimi anni il Friuli Venezia Giulia in questo altissimo livello. Dato per scontato, anche se si spera di no, che una vostra retrocessione, le ambizioni sono di ritornare immediatamente in Serie A? Beh, valuteremo tutto a fine anno con gli altri collaboratori, con tutto il gruppo squadra, sicuramente faremo il campionato di Serie A2 e poi tutti sanno che noi abbiamo accettato e abbiamo chiesto di far parte di questo gruppo di squadre due anni fa, non avendone i diritti. Abbiamo un budget importante da poter investire anche il prossimo anno, poi vediamo tutte le situazioni che verranno a crearsi e intanto facciamo la 2, poi vediamo. Potenziare poi eventualmente la squadra? Sì, l'idea è anche questa, però ripeto, tutti i programmi adesso pensiamo di finire bene questa stagione, poi non è detto perché abbiamo ancora l'incontro in casa con la Quadrifoglio, abbiamo ancora in casa l'incontro con Chiavari, andiamo a Nus, tutto può succedere, ormai tutti ci danno scontati la nostra retrocessione, però la matematica ancora no. In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenciel.